Panda. Anche oggi le abbiamo provate, ma non dico tutte. L'imbarcazione, inizio subito a fare il filmato, almeno riportiamo un filmato. Voglio rintervistare l'amico Michele. Oggi li prendiamo, no, come l'altra volta, che ci sta il filmato l'altra volta. Oggi è 100%. Uno lo tieni tu e io con la frusta dietro. Frusti a me. Se lo perdo è lì. Noi ci pigliamo il tonno, tu ti porti neanche l'occhio del tonno, neanche l'orecchio del tonno. No, cioè, già da pigliamo questo tonno. Vediamo il tonno. Questo di me prende un cazzo. Questo vende paperino. No, questo è perché la, il pasturatore. Ecco. Senza fa male. Perché mo si cala il pasturatore? Se arriva. Ah. Non c'è tanto. Capitano. A Montevideo del 1912 più o meno. Poi faccio un po' per lo studio da Bergo. Dopo le taniche lo mettiamo. Ma lo metto qua. Cambiare cose. Come andiamo, beh? Devo decidere, vado a trono, vado a tutto, ci andiamo a tutto. Cambia leggermente la cosa. Cambia un bel po'. Un paio di centimetri di differenza. La devo mettere là dentro. Mo' te passa il... Sempre forte però, tu sempre quello. Ciao, grande visto. Vittorio, come stai? Con chi vai, Vito? Mi contento, pure così. Hai visto? Con chi vai? E con questi ai Milani. Milani. Come no? Festeggiamo il compleanno. Ah, quindi uniamo l'utile al dilettevole. Ecco il mio rivale. Che tieni là dentro? L'arma segreta? Vanno a champagne i tonni, capite? Andiamo a prendere. Lasciamo anche la champagne. Sì, sì. Oggi vai a mare, fai la moa. E poi ti perdi la mascotte. La mascotte del gruppo. Se aspetti Giorgio partiamo alle 10. Vabbè, tanto siamo qua. Poi andiamo a fare il secondo carico, andiamo, quando ce ne andiamo a rivedere. Eccolo qua, mi sa. Allora, io ho portato questa canna perché l'ha la pasturatura. Adesso le operazioni. Le operazioni partono. Ci sta un pullman che passa da qua, arriva Alba Adriatica. No, arriva a San Benedetto. A San Benedetto arriva. Ecco, correggo io. Il capitano. La paura che ti si pigliava a piedi. Quello che volevo, non bene. Salpare è stata una partenza un po' difficile, ma adesso ci siamo. Rotta per Emma. Rotta per Emma. Un primo piano al nostro eroe, al pasturatore. No, ripresa. Aspetta, dammi un bacino che ti ho salvato. Vedi che ti vuole bene dopo. A Federico fagli grazie così, grazie. E il bacino. Ma che gli fai le corna? Bocca a te, ha fatto le corna. Il bacino te lo do fino a quando vendi il capannone, dopodiché non ti conosco. La costa abruzzese. Adesso vediamo come posizionarci. Qui abbiamo le nostre sarde, guardate che meraviglia, più grosse del tonno che prenderemo. Abbiamo filata a 60, 73-74 metri. Guardate, sappiamo che è sarde però.
Sei tagliato troppo, sei tagliato, magari sei ringaluzzito. Ma che fanno? Ho portato la cassa fino al 2009, sono tornato indietro. Ah, quelle che butta! Ah. No, perché non affondano, perché sono non affondano, devono essere tagliati piccoli. No, le devi scongelare, allora mettili prima in bocca. Eccole qui. A tre distanze diverse, ovviamente. Palloncino giallo, arancione e verde. Mica chi parte per primo? Che colore parte per primo? Arancio. Michele punta sull'arancio. Guardate che bestie. Devo fare un A marcare, vediamo un po'. Minchia ragazzi. Questa è la marcatura del tonno, sta a 70 metri. Sei risalita, perché ha marcato prima basso e poi alto. 70 metri, quindi 70 metri la gialla. No, quella fuori. Metti giù la trappola, no? 70 è troppo, vogliamo provare a vedere se sale. Se sale. Se ripassa. No, ferma, vieni dietro. Arrivo. Da sotto. Ecco la bomba si è aperta, guardate quale che scandaglio come segna l'esplosione di sarde. Ma sto bastardo non mangia. Si gira, dipende se ce la fa. Se gira prima o poi mangia. Si spera, mo lo sta a marcare, mo che risale. Ha marcato la. Un attimo, lo fa un po'. Che pigliata. Vedi come l'ho contato prima, perfetto, guarda. Madonna, 30 metri. La scatroia. Ho la controprova. Preciso. Perché quando li metto. Aperta. Sei tu, precisa, a destra Tommy. Claro che dovessi piarlo così, con quella, mentre la scatoletta. Ecco ragazzi. Qui abbiamo la. La marcatura è qui tonni. Qui la bomba che abbiamo aperto. Voglio vedere se sono messi sotto. Stanno a testa sì, sua. Sì, sono andati sulla bomba. Oh. Eccolo. Ci stanno là. Sono messi dietro. Aspetta. No, riserva. Vieni bombato. Comunque fare lì. Si è messo dietro a mangiare, guarda lo stronzo, noi facciamo il flusso. No, ma non è tondo, ma è il filo nostro che sta recuperando, non è il filo. Però la marcatura è troppo grossa. La paga la cosa. Vabbè, comunque se stanno. Tira su! Dai, tira su! Porca miseria, non c'è qua! Ecco, andiamo! No, vedi, no, misura di prima qui! Dai, gli combatti il tuo tonno, va a fango! Dai! Quindi nel frattempo inizia a calare i motori, dai! Aspetta un po' di tempo, io che fare! Si è partito sotto questo tronco. Oh, sì, sì, oh, guarda, lo tiri tu. Ecco, calma. Siamo pronti. Aspetta. Tira sto tonno, questo cazzo qua un po' okay. Qua. Dopo lo tiro io, non ti preoccupare. Togli il palo. Vai Federico, il tuo tonno. Aspetta. A dichiarare ecco, giallo. Ecco ragazzi. Ciò aveva dichiarato già prima giallo. È vero. Di la verità. È vero. Sono pescatore. Hai visto quando ha fatto il richiamo come è partito?
Ecco ragazzi. Ecco Federico in azione. Sì. È partita la canna lunga dopo che abbiamo calato la bomba. Federico, non gli dà tregua. Canna lunga dopo che abbiamo calato la bomba. Però è uscita al momento giusto. Così pulita la parte c'è mai stata, eh? Vuoi i guanti, Federico? No, non serve. È un po' lenta. Tre li spezziamo sotto. Vedi? Si sta bene invertita. No. Ieri no, l'altro ieri. Bravo, bravo. Sta bene qua. Già. Dormito. Vai. Vedi, sto salendo. C'è. Guarda com'è salito lui, sì. Ma ora visto com'è salito. Oh. Tranquillo. Anzi, leva io sto cazzo di pallone da lì. Se le esche almeno due controlliamo. Ma non è passato niente. Però quello che usciva. Dai porca madocca che devo dire al suo cazzo per tu, no? No, siamo tutti lì. Ma fai a mano. C'è sta? Vediamo se c'è. C'è. Ed è un integro. No, non è uscito là. Unitici, no? Senza più l'altro. Le canne. Bella giornata di pesca, ci possiamo ritenere più che soddisfatti. Vero Michè?
Poteva andare meglio, ma poteva andare molto peggio. Poteva essere una giornata di merda.